Ragazzi, qua siamo arrivati al carbone. Ci sono due tipi di carbone. Una volta carbone, questi qua, questi piccoli, che si accendono solo con l'accendino. Ve lo faccio vedere. E poi c'è il carbone naturale a base di cocco. Sarebbero questi. O c'è pure a base di bambù. Io vi consiglio solo a base di cocco, che tengono meglio. Memorizzano più calore, danno più calore e queste cose. Vi spiego quali sono meglio. Questi qua fanno più male, perché essendo che sono fatti con cose chimiche per farli accendere più veloce, questi invece no, sono proprio naturali. Che vantaggio hanno questi e che vantaggio hanno questi? Questi qua hanno solo il vantaggio quando dovete uscire fuori, avete l'accendino e potete fumare fuori. Invece questi no. Per questi ha bisogno veramente di calore, cioè di fuoco, oppure di questi fornelli che ho io, questi elettrici. Queste cose. Io qua già li sto facendo accendere. Ve lo faccio vedere poi come sono accesi. Ora vi spiego una cosa. Questi qua sono da 3 kg. Costano su e giù quasi 13 euro. Questi qua costano 99 centesimi il prezzo, e ci sono qualche 10. Ovviamente questi sono più meccati, no? Però veramente vi do un consiglio: compratevi solo di questi qua, questi naturali, perché questi qua fanno meno male di questi. Ora veniamo su queste due braciere. Braciera numero 1, distance setup. Il carbone, quando voi riempite, cioè quando voi riscaldate il carbone, come lo mettete? Lo mettete 1, 2 e 3 e lo mettete così, tirate, lo fate accendere pure tirando, e qua potete spostare, quando graffia un po' la gola, li posate, ci soffiate, no qua, nel tubo ci soffiate, fino a che il fumo della bottiglia scompare, e ci mettete solo due. Ci mettete così e fumate lo stesso. Invece qua, in questo caso, ci sono tante misure. Accendete uno, mettete qua. Cosa succede? Il tabacco si brucia solo nel mezzo. Però in questo caso, come questi, come vedete, li mettiamo solo di lato. Il tabacco si brucia piano piano di lato. Il calore passa qua nella argilla. L'argilla memorizza pure il calore. E li fa bruciare piano piano in tutte le parti. Invece in questo carbone no, mettete nel mezzo, fumate e vedete che questo carbone fa bruciare più velocemente il tabacco che questi tipi di carbone. Per questo vi consiglio veramente solo questo carbone. Questa è versione 1. Versione 2. Questo è AMI Setup. Come vedete. In questo caso, quando voi usate il carbone naturale, vi consiglio solo due. Perché due? Perché prima cosa mettete così, lo accendete, tirate fino a che avete il carbone, cioè appena sentite un po' graffiare nella gola, cosa fate? Vi spostate così e soffiate, ovviamente. In tale modo, quando voi spostate sempre, il carbone non fa bruciare il tabacco, perché ovviamente lo fate bruciare il tabacco piano e tutti i parti. Spesso, ogni 10 minuti fumate, dopo 10 minuti spostate piano piano, così. Come all'orologio. In questa versione AMI Setup li potete lasciare pure così, però ovviamente il tabacco brucia velocemente. Questa è un'esperienza mia e ve lo voglio dare. Ok, questi sono i due AMI, cioè i due setups. Vi ho dato il consiglio come fumarli. Sul carbone, che vantaggio ha questi? Come già detto, questi qua danno meno calore confronto a questo.
Questo si deve sapere pure. Per questo questo carbone è meglio. Per non far bruciare veramente più veloce il tabacco. Invece, se dovete fumare questa testa e avete questo, dovete accendere due. Uno qua e uno qua. Stesso sistema. Però vi dico una cosa, come già detto, questo carbone ha molto più calore confronto agli altri e vi fa bruciare anche questa testa. Per questo non vi consiglio comprare queste qua. Queste cose per me sono le più grandi minchiate che hanno inventato. Questi carboni li ho usati io per la prima volta quando ho fumato la prima volta le narghille. Ovviamente senza esperienza in queste cose. Ho fumato pure queste minchiate e mi sono venuto sempre mal di testa. Dopo 2 anni dopo ho scoperto che esistono pure questi tipi di carbone, ho detto jackpot, questi sono i carbone che si può usare veramente. Come ho già detto, io fumo oggi questa testa. 3, 3 cubi di carbone naturale, questi sono quelli che si accendono veloce. Ora vi faccio vedere come si accendono. Gli altri già sono pronti. Ok. Prendete la pinza di narghile, io ho quello professionale. Ovviamente, no? Poi prendete un accendino. Se ci fate caso, qua è tutto alzato e qua, cioè, vedete che c'è un piccolo sfondo. Dovete accendere sempre dove c'è lo sfondo. Faccio vedere. Ok ragazzi, scusatemi per poco fa, mi si è scaricato la batteria, l'ho dovuto caricare un po'. Nel frattempo dove la batteria è caricata, sono accesi il mio carbone, vi faccio vedere più tardi. Ora vi faccio vedere come si accende il carbone con l'accendino. Come già detto, vedete qua che c'è il fondo, prendete l'accendino e lo accendete solo dove c'è il fondo, non nel mezzo, accanto. Come vedete? Solo accanto, non nel mezzo. Ora il carbone si accende da solo. Dai, questi carboni fanno schifo. Vedete che ci sono i piccole fiammette? Ora si accende da solo. Come già detto, accendete un po' di lato, di sotto, e il carbone si accende da solo. Ovviamente ha un vantaggio questo, si accende più veloce. Se siete fuori non dovete accendere col fuoco, io lo accendo per riscaldare questi qua, per accendere questi qua. Li accendo col fornello, ovviamente. Vedete? Di sotto pure, vedete? Via camera non si vede bene, però la parte dove già è accesa è un po' più chiara. E la parte non accesa è più scura. Oh, sembra che. Dovete stare attento perché un paio di carbone capita che si rompono, come già si vede che si è spaccato. E dovete stare attento perché è pericoloso. Può capitare che scoppia e vi può andare in faccia, infatti, sempre a distante. Il carbone si sta accendendo. Finché non fa più queste fiammelle, significa che è acceso. Ok, il carbone ora è acceso, sembra spento, però è acceso. Ora cosa dovete fare? Non lo mettete subito sulla testa, cioè sulla brociera, ci soffiate. Finché diventa un po' rosso, vedete qua. Pure che non sembra proprio acceso, vedi che già il carbone è acceso. Lo mettete nel centro e cominciate a tirare a fumare. Ok ragazzi, ora vi ho spiegato come si è acceso, come ho acceso questo carbone. Ora vi porto con me assieme nel mio stanza, salotto, e vi faccio vedere come sono accesi gli altri. Aspettate che lo spengo. Ok. Il carbone si è spento.
porto nel mio salotto. Ok ragazzi, ora vi faccio vedere il carbone naturale come sono. Oh, spengo un attimo la luce. Oh, questo è il carbone. Vedete come è acceso? L'ho acceso con i fornelli elettrici. Prima cosa che faccio, lo metto nel mezzo per farlo riscaldare velocemente il tabacco. Ne metto 3, come già detto. Ora voi dite, ma scusa, se io prendo il carbone, cioè l'altro tipo di carbone che si accende più veloce, ma la stessa cosa che metto nel mezzo. Vi dico la differenza. La differenza è questa, che mettendo 3 carbone nel centro, almeno dopo, quando vedete che il tabacco è già acceso, cioè bello caldo, lo potete separare e lo potete mettere già all'infuori, in tale modo che il tabacco nel mezzo non viene più bruciato così forte come nell'altro carbone. Invece nell'altro, come già detto, è solo un pezzo, mettetelo nel centro. Appena sentite un grattare nella gola, non lo potete più spingere, cioè sinistra, destra, come volete. Qua almeno lo potete fare, se c'è troppo calore, levate un carbone. Cioè, qua potete fare tante variazioni. Un consiglio mio, quando usate questo carbone, a posto di tirare tutto il tempo l'aria fino a che esce fumo, aspettate 1-2 minuti, come lo faccio io ora. Aspetto un minuto, metto 3 carboni nel centro, potete mettere pure questa cosa. Questa cosa è per far riscaldare più veloce la testa, cioè la cera. Aspettiamo. Ci soffiamo per fare più calore. Ora fumiamo. Vedete? C'è il primo tiro e già è uscito il fumo. Il secondo. E voilà, avete già riscaldato il carbone e il tabacco. Ora a questo punto cosa fate? Non tenete il carbone così, perché sennò la braciera vi dura solo 10 minuti. Prendete un carbone, lo mettete proprio all'infuori, in tale modo che nel centro rimane spazio. E così, se voi imparate poi col tempo a regolare il calore, potete fumare pure con una braciera, cioè con 15 grammi di tabacco, potete fumare pure 2 ore senza aver mal di testa. Ragazzi, vi ho fatto vedere come si monta la Nagile, vi ho fatto vedere i vari tipi di braciere, come si fanno i 2 tipi di setups che esistono, vi ho fatto vedere 2 varie di carboni, qual è il migliore, qual è la differenza dei carboni. Spero che vi ho spiegato già la base. O nei prossimi video che faccio, vi presento ora dei tabacchi, che gusto hanno, se il gusto è buono, se si può comprare o no, perché ci sono tanti tipi di tabacchi che fanno proprio schifo e ci sono tanti tipi di tabacchi che sono veramente buoni. Questo è il mio video, il mio secondo video. Come già detto, queste sono le cose di base per ora. Se avete bisogno di aiuto oppure se volete dei tabacchi, scrivetemi sulla pagina Sound on Smoke italiano su Facebook, mi trovate, perché il negozio online che c'è, nagilestore.it, è un negozio italiano ovviamente, però la seduta è qua in Germania. Li trasporto da Germania in Italia, e se voi avete dei tabacchi, cioè volete dei tabacchi, scrivetemi sulla pagina e io ve li procuro. Ci vediamo la prossima volta, a dopo.